Ciao, io sono Marco e questa è la recensione di New Orleans Voodoo di James Huckberry, ok, ospiti internazionali, partecipato ai Game Chef 2019. Quest'anno i pseudonimi vanno alla grandissima, devo cambiare nome anch'io. Suggeritemi un nome da prendere, uno pseudonimo, un AKA, così posso fare il figo anch'io. Sappiate che Batman, Superman e James Bond sono già presi. Però Indiana Jones lo gradirà. Comunque, allora, parliamo di questo gioco. Un gioco dall'impostazione classica. Cosa intendo per classica? GM e giocatori, dove GM gestisce il mondo e i giocatori gestiscono i personaggi a loro assegnati, interpretandoli. Ok? Si vede tantissimo che l'autore è innamorato di Mondo di Tenebra, Sine Requie, perché il gioco è un po'... prende, anzi, stavo per dire un mix dei due, in realtà prende spunto da questi grandi caposaldi del passato GDR roso, anche presente, GDR roso, GDR ludico, GDR, vabbè, per creare un gioco con una mitologia particolare. Ecco, se sapete perché ho citato il World of Darkness, il mondo di tenebra, sapete, è diviso in varie mitologie, ci sono le mummie, ci sono i Frankenstein, ci sono i vampiri, ci sono i licantropi, ci sono i maghi, ci sono le cose. Ecco, il nostro James qui ha introdotto la mitologia tipica del voodoo, quindi con i Loa e con tutte le figure che vengono richiamate da quella mitologia, ok? E anche la mitologia stessa, c'è la parte iniziale ben corposa, diverse pagine, che parte dal contesto storico, socioculturale dell'epoca, geografico dell'epoca, per poi rivelare in retroscena, prendendo spunto da ciò che è reale, per spiegare dove nasce il voodoo e come si evolve e tutto ciò che lo riguarda. Questa cosa è una cosa buona, forse al limite per me nel leggere, non mi aspettavo così tanta roba da leggere, però l'ho letta ben volentieri, ero curioso, per cui sono arrivato e ho detto, era tanta però, non mi aspettavo fossero così tante pagine. Ok, nei giochi che ho trovato finora l'ambientazione era minimale o comunque più ridotta o comunque semplicemente accennata. Qui invece è ben corposa, ci sta, è una scelta stilistica, ci sta, ma... più che altro mi chiedo se, no, se ce ne sia bisogno, sì, se l'hai fatto, volevi farlo, fai bene a farlo. Io l'ho trovata soddisfacente. Forse ho avuto un attimo di problemi, cioè, allora, se da una parte mi ha soddisfatto per avere una base, adesso so dove è nato il voodoo e certe cose prima non sapevo, infatti abbiamo giocato una campagna in Monster Art a New Orleans, mi sembra anche noi, e ci abbiamo messo dentro il voodoo, ma l'abbiamo messo dentro un po' a modo nostro. Andatevi a vedere, è sul nostro canale, se cercate Cuori di Mostro o Monster Art, trovate la campagna New Orleans, mi pare che sia, non era San Luis, era New Orleans, sono sicuro. Andatevi a vedere, molto carina tra l'altro. Qui invece le cose si vede che c'è stata una ricerca dietro, si conoscono, eccetera, eccetera. D'altra parte mi sono trovato spiazzato perché ho detto, se io dovessi giocare una scena in questa ambientazione, farei veramente fatica ad immaginare, cioè avrei quella New Orleans immaginaria che è derivante da aver visto film, serie TV, letto libri, eccetera, eccetera. Ok? Quindi se da una parte il lato voodoo e immaginario è ben delineato, il lato reale, realistico, quello che riesco a vedere e a costruire le scene, è un po' accennato. Però in tot carattere, in 9 giorni, non si può fare tutto, per cui bene, ok? Allora, a proposito di tot caratteri e 9 giorni, la pecca più grande di questo gioco, purtroppo, oltre al fatto di non essere così innovativo e volersi legare, voler partire, si vede che c'è questo piacere personale dell'autore nel riprendere stilemi classici, già la struttura GM e giocatori, ma anche l'andare a risolvere situazioni pericolose con un'estrazione semicasuale di tarocchi in questo caso, per vedere dove va a finire. Certo, prende anche elementi che negli ultimi anni sono stati oggetto del design di giochi di ruolo innovativi. Per esempio, le scene, non c'è più la task resolution, ma c'è la conflict resolution, cioè cosa vuol dire? Invece di vedere se ce la fai a saltare,
si estrae la carta per vedere se ottieni l'obiettivo che stabilisci. Dicevo prima che la pecca più grande di questo gioco è alcune cose che sono state tagliate oppure sono state dimenticate. Mi sono fatto una piccola lista. Ok, allora, per esempio, mi sono trovato a un certo punto, davanti alla creazione di personaggi, che tra l'altro è molto bella, mi è piaciuta perché dà al personaggio una struttura, una base su cui costruire, ma anche degli elementi al GM per tirare il PG dentro il gioco, perché alla fine il mondo l'ha in mano completamente il GM, ok? Mi sono trovato a un certo punto della creazione dove veniva nominato il trionfo del giudizio. E ho detto, ok, si usano i tarocchi quindi in questo gioco, perché fino a quel momento non erano stati nominati. Di solito nei giochi che ho recensito mi trovo la sezione in questo gioco serve, per giocare a questo gioco serve, oppure magari mentre inizia a introdurre il gioco c'è scritto, ah, prendete questa cosa, fate quest'altra, per il personaggio vi serviranno dei post-it, sigillatevi sopra. Qua invece ah, prendete il tarocco del giudizio, il trionfo del giudizio. Ok. Stai mettendo alla prova la mia intelligenza? Supererò questo esame. Ho indovinato che si usano i tarocchi, ok? Comunque non è l'unico punto, ok? Per esempio la parte GM, vi ho detto che c'è la parte GM. Ecco, forse venire da giochi tradizionali ha creato un problema nella spiegazione nel manuale del gioco. Cioè, gran parte di quello che deve fare il GM viene lasciato all'intuizione e all'esperienza. Cosa vuol dire questo? L'unica parte mi sembra che il manuale dedica a istruire il GM su come giocare, a parte meccaniche di conflitto e di combattimento che sono un grande punto di forza dei tradizionali, classici neotradizionali, è come costruire la scena, ok? Chi, dove, quando metterci dentro, cosa sta succedendo, eccetera. Però a me, leggendo il manuale, servirebbero dei consigli anche su quali elementi introdurre. È vero che c'è una piccola lista di possibili nemici e nel flavor iniziale si dà un'infarinatura di qual è il problema, qual è il pericolo. Però è anche vero che se dal lato personaggio si vuole puntare a una crescita o una discesa, tra virgolette, del personaggio, guardate da che piano volete, verso una possibile fine orrenda, ok, mentre affronta i nemici, e questa cosa del dramma ci sta, mi piace. D'altra parte, dal lato GM, non ci sono strumenti veramente per farlo, tranne buttare cose contro il PG. Mi ha ricordato, per esempio, Non cedere al sonno, che anche quello risente di questo problema, cioè viene lasciato tanto in mano al narratore su come costruire l'avventura, tra virgolette, anche se non fai un'avventura, però il susseguirsi di ostacoli, di elementi che vengono proposti al PG viene lasciato molto in mano al narratore, dando semplicemente le domande iniziali come spunto. Se la Mad City è molto onirica e quindi potrebbe anche starci che ti vengono cose frammentate case a caso, un po' come i sogni, che cosa c'è, qui è meno giustificabile la cosa, cioè ci dovrebbe essere comunque un meccanismo o qualcosa che dice al GM come comportarsi, cosa metterti contro. Ok? Giusto per. Un'altra cosa è la parte sui tarocchi. Mi sono perso diverse volte a capire dove andavano questi tarocchi, perché so che vengono pescati. Allora, uno all'inizio viene dato all'altro, poi si tiene davanti con la tua fine. Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è che un altro giocatore decide all'inizio e si tiene coperto quale sarà la tua brutta fine, tra virgolette, quando darai sfogo alla maledizione se continuerai a perdere punti. Ok? Bella che la tieni lì nascosta, è una bella meccanica. Dicevo, mi sono perso il flusso di tarocchi. Una tieni lì, gli altri li peschi durante la giocata per risolvere i vari conflitti pericolosi o meno, i confronti tra giocatori, eccetera, eccetera. Però a un certo punto nel finale viene detto: se in qualsiasi momento ti trovi davanti dei tarocchi, puoi creare degli amuleti. E io mi sono chiesto, mi sono perso qualcosa, quando è che me li trovo davanti? Cioè, tutti quelli che pesco me li tengo davanti? Perché
Mi sembrava non fosse specificato, però magari l'ho perso io. Se James stai ascoltando questa recensione, magari fammi sapere, ne parliamo. Mi è piaciuta molto l'ambientazione, mi piacerebbe che ci fosse un gioco focused che va a puntare nelle tematiche che hai deciso di affrontare. Questa perdita di, tra virgolette, umanità, di sacrificio per diventare questo essere malvagio. Sì, perché la tematica è che... scusate, spoiler, conto fino a tre, poi dico lo spoiler, che poi, vabbè, parliamone dopo, però in realtà potrebbe essere uno spoiler. 1, 2 e 3. Okay. No, tante cavallo. Comunque, cosa succede? C'è un segreto. L'ingrediente segreto viene usato per dire che tutti i personaggi, tutti i Loa, i cosi, queste creature mitologiche del voodoo, alla fine diventano la versione brutta di ciò che sono all'inizio. Se all'inizio difendono, salvaggiano, eccetera, eccetera, poi sono, piano piano si logorano e diventano la parte oscura di quello che erano prima. Okay? Questa cosa nel manuale c'è scritto, è un segreto, cioè c'è scritto segreto, la maledizione, e c'è scritto a un certo punto che quando raggiunge tot punteggio viene rivelato il segreto. Allora, ci sono due problemi con questo tipo di meccanica. Il primo è che o non lo leggono i giocatori, e quindi lo legge solo il GM, il gioco, e questa cosa è segreta, e così fai pesare sul GM tutta la preparazione del gioco, e tra l'altro non mi sembra un gioco che per il resto è segreto ai giocatori, cioè non è basato su questa meccanica. Sarebbe figo un gioco basato su questa meccanica, c'era anche qualcosa del genere in passato, qualcosa che lo sfiorava questa cosa, però in realtà così fai pesare tutto sul GM e i poveri giocatori a cui piace questo gioco non possono prenderlo e farlo giocare dalla gente come GM. Cioè, c'erano giochi che sfruttavano la segretezza come cosa, in questo caso, comunque dicevo, la prima cosa è questa, la seconda è che i giocatori leggono e quindi non è un segreto, è un segreto di Pirro, è la vittoria di Pirro, il segreto di Pulcinella, scusate, attribuzione, giusto, e comunque il tempo sta andando avanti. Ah, a un certo punto la morte, allora, quindi gli amuleti vengono creati in questa maniera, e tra l'altro sono un po' fuori dalla fiction, cioè non ho visto che in fiction fai qualcosa per creare l'amuleto, semplicemente hai il tarocco, ci metti sopra il post-it con una cosa segreta e poi puoi usare questo potere in gioco. Ma in fiction come te li crei gli amuleti? Cioè, perché? Sono un derivante del conflitto? Sarebbe figo che sarebbero delle, cioè, ferite che poi riusi, eccetera, eccetera. Beh, allora, poi a un certo punto ho letto che se peschi, se hai, se ti capita la morte, eccetera, eccetera, puoi uccidere un PG, un PNG. Così, d'amblè. Allora, è una meccanica particolare, ci potrebbe anche stare, non mi sembra che fino a quel momento il gioco abbia spinto su una mortalità veloce, sull'interrompere il gioco degli altri in questa maniera, tu mi dici si può. E io ti dico, perché dai la possibilità? Cioè, come designer, perché hai dato questa possibilità? Perché è figo che peschi la morte e uccidi? Lo farei in un altro gioco in cui le pescate sono più frequenti, il gioco più corto e la mortalità più facile, ed è magari una tematica del gioco. Qui la mortalità non mi sembra una tematica del gioco, la tematica del gioco è la perdita di innocenza, umanità, purezza, eccetera, eccetera. E basta. Comunque, come neotradizionale, se vogliamo chiamarlo così, non mi è dispiaciuto. Il setting, l'ambientazione mi è piaciuta parecchio, molto ispirativa, era dei tempi della World of Warcraft, se non leggevo qualcosa del genere. Per il resto ci sono alcune meccaniche fighe, alcune prese da Mighty Tews, alcune prese da altre cose che si vede che si è giocato dell'altro. Forse andrebbe un po' sfoltito e un po' integrato meglio quello che resta e quello che c'è, in modo da andare nella direzione esatta dove vuoi andare. Ci sta anche mantenere un aspetto tradizionale della cosa, del gioco. Non è per forza deve essere gioco strano, anche se nel Grishef il gioco tradizionale ha veramente poche possibilità di vincere, ma ci sta che uno faccia il gioco che gli piace. E se gli piace il tradizionale, l'impostazione è anche più accessibile alla miriade di giocatori che giocano classico. Però ci sono alcune cose da sistemare, magari parliamone, ok? Noi intanto ci vediamo con te, con tutti gli altri, alla prossima recensione. Ciao, che sono tardissimo!